Ciao a tutti da Sardo Ostinato, questo è il mio primo video e perciò farò una piccola presentazione di me. Sono un fotografo professionista freelance, mi occupo di still life per vari brand, fotografie di eventi, reportage e di arredamento ed interni per varie agenzie immobiliari che sono a Milano. Voglio parlarvi di un fenomeno tutto italiano che riguarda la categoria di persone che cercano in tutti i modi possibili di farti fare un lavoro professionale a un prezzo molto basso, se non addirittura gratuitamente. Pochi giorni fa ho ricevuto una telefonata da un potenziale cliente che voleva da me un preventivo per fotografare un appartamento. Beh, quello che segue è la telefonata così come si è svolta. Pronto? Chi parla? Ciao Andrea, come va? Io sono Gigino, ti ricordi di me? Ci avevi fatto un bel lavoro l'altra volta. Ah, sì, sì, certo. Dimmi, ma ti occupi ancora di fotografie di interni? Faccio solo quello che ti serve. Ottimo! Senti, io avrei bisogno velocemente di un fotografo per un appartamento. Mi fai un buon prezzo, vero? Ti posso fare per te una buona offerta. 70 euro è solo perché ci conosciamo. Così tanto? No, no, no. Un fotografo vicino a dove lavoro io mi ha chiesto 25 euro per lo stesso tipo di lavoro. Non è che riesci a farmelo a meno? Ma che dicendo? Cosa credi che io mi metta col culo in fuori per te? Grandissima bella. Va bene, grazie ugualmente, però sei troppo caro. Se dovessimo avere bisogno di te, ti prenderò in seria considerazione. Buona giornata, ciao. Ma vedi di andartene a vedrò di cercare altrove. Non ci sono problemi, faccia come crede. Buona giornata! Eh sì, ero un pochettino adirato, ma alla fine è finito tutto bene perché il giorno dopo mi ha telefonato accettando le mie condizioni. Ciò che mi ha colpito profondamente è stata la pretesa di un lavoro molto basso. Nessuno dei miei clienti mi pagherebbe così e non accetterei neanche perché devo pur mangiare e l'esperienza e il lavoro va retribuito molto bene. Oltre al fatto che sicuramente ha mentito per un cliente che gli faceva lo stesso lavoro per 25 euro. Vai da lui, cazzo, 25 euro ragazzi, ma dove lo trovi? Ma vai immediatamente da una persona che te lo fa così. E invece il giorno dopo mi richiama e accetta il mio preventivo? Hai solamente cercato un pirla che ti facesse quel lavoro. Poi direte, veramente ti avrebbe pagato poco. Per me è come lavorare gratis, 25 euro per un appartamento è poco. Non fai le foto con l'iPhone, porti luci, attrezzatura, una macchina fotografica da 3.000 euro, c'hai l'esperienza, poi hai la post-produzione, ragazzi, hai tante cose che ci devi fare con delle fotografie. Una marea, 25 euro, non ci fai niente, è un lavoro regalato. Voglio farvi un altro esempio. Tempo fa una signora ha postato su Facebook, totalmente scandalizzata, una fattura di ben 10 euro perché il meccanico le aveva inviato un ragazzo per sistemarle la macchina. Aveva la batteria a terra. Lei era incapace di credere che gli avesse chiesto un pagamento, come se le fosse gratuito, come se fosse dovuto il servizio che gli era stato fatto. E questo è solo un piccolo esempio dei furbetti italiani, per cui il lavoro o lo vuoi gratis o lo vuoi sottopagato. E poi dopo fai la paternale, fai il moralista di questo, di quello che non va, eccetera. Ma il problema poi in fondo è tutto nostro, è solo nostro, di una questione, di un problema di educazione. Punto. Non ci vuole nient'altro.
Se chiami un tecnico lo paghi, se chiami l'idraulico lo paghi, se chiami l'elettricista lo paghi. Se chiami dei muratori che ti sistemino la casa, li devi pagare. Ti fai fare un preventivo e accetti o non accetti. La questione è però che non puoi chiedere 100 quando il lavoro costerà 1000 come minimo. Te lo fai te, per conto tuo. Il problema di fondo è che oggi 7 miliardi di persone pensano di essere dei bravi fotografi. Perché? Cazzo, ho lo smartphone! Ma questo non ti fa un fotografo perché sai cliccare un pulsantino. E poiché oggi c'è una grande quantità di presunti geni della fotografia, il professionista pensa di poter ricevere un servizio a un prezzo molto basso. Quindi sempre in campana, cercate sempre di farvi rispettare e se proprio dovete, fate gli stronzi, ne vale sempre la pena. Buona giornata!